Bene, eccoci qua in un nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Zexal. La scorsa volta ho combattuto ben due duelli solamente. Sono arrivati i bariani a romperci le uova nel paniere e li ho sconfitti senza troppe remore. E ora, cercando le ombre, parte 1. Quindi qui sembra che inizi un nuovo capitolo narrativo, almeno sembra, e ho deciso di interrompere appunto l'episodio scorso proprio qui. Quindi, continuiamo! Un vecchio nemico di Yume è tornato per vendicarsi, Vector. Ovviamente con la risata malefica. Tu chi sei? Io sono quello che tu temi, il mio nome è Vector. Ma no. Yuma, Tsukumo e Astral sono qui per distruggere voi e il vostro mondo. È da molto tempo che non duelliamo, Yuma. Non ho mai duellato contro di te in vita mia. Ti dimentichi molto facilmente. Ci siamo divertiti insieme quando ho assunto il controllo di Dottor Faker. Ma lui sembra un personaggio già visto. Praticamente tutti quanti quelli di Yu-Gi-Oh! Tu eri quello che stava controllando il Dottor Faker. Era giusto un'anteprima. È colpa mia, Yuma. Che cosa? Perché è colpa tua? Ma... ah, perché è lui che l'ha condotto la Yuma? Bah, strano. Dove lo stai portando? Questa carta ti darà un indizio. Il numero 66, Astral lo sa a cuore proprio. Salvami, Yuma! Ma tu sei un bariano. Dovresti essere in... forse... il suo lato bariano si risveglia quando... boh, strano. Posso solo fare congetture perché Zexal non l'ho mai visto. Ho visto solo il primo episodio. Che poi io conosca alcune carte è un altro discorso. Usando la carta numero, Astral fu in grado di evocare un dirigibile spaziale per portare tutti nel mondo bariano. Vabbè, un dirigibile addirittura. La carta numero che Vector ha lasciato è una chiave per attivare il dirigibile spaziale. Inoltre genera coordinate visive di una posizione specifica. Ecco, questo già è più normale. Quale posizione? Il mondo bariano. Vector ci sta dicendo di andare da lui. Andiamo in questo mondo bariano. Tuttavia non si diresse lì il dirigibile, ma andò in Sargasso, una terra desolata dove i bariani erano in attesa. In effetti l'altra volta eravamo qui a Sargasso perché l'ambiente è lo stesso, forse più distrutto rispetto all'altra volta. Yuma, Kite e Shark furono costretti a combattere un imperatore bariano ciascuno. Ah, quindi ora sono cercando le ombre, parti 1, 2 e 3 ovviamente. Così tu sei Reginald Castle. Il mio nome è Dumon, quello che sta per sconfiggerti. No, tu sei il primo bariano che finirò. Preparati, pagliaccio. Eccoci qui. Fulmine Boltex e tributo torrenziale. Beh, in un deck acqua. Ci sta. Spada Serafino delle Stelle. Ah, c'è. Carica anime. Vabbè, carica anime. Squalo doppie pinne. Ma io giocherei tributo torrenziale coperta. E poi evoco Shaktopus. In questa maniera gli distruggo il Serafino. Ah, una volta per turno puoi mandare. Però non è un effetto. Non è un effetto rapido, quindi. Posto così, bene. Insomma, iniziamo a darci una controllata ai deck. In difesa gioca. Oh, non ha nessuna carta da mettere coperta, strano. Che gioco stai facendo? Ma io evocherei... però la evoco, dai. Ma male che va, prendo un po' di danni. Più che altro mi voglio tenere tributo torrenziale per quando... ah, ok. Va bene. Per quando evoca, che ne so, un Xyz. Eccolo, guardalo. Guardalo. Mamma mia, come ti sbagli. Come ti sbagli. Come fai a sbagliarti con lui? Va bene, facciamo. Ah, però, aspetta. Questa che l'effetto, ah! C'aveva l'effetto che annullava la distruzione, è vero? Sì. Che fa? Evoca tipo C numero C102 Arcidemone Serafino che è anche più forte. Mi becco 2900 danni diretti, che bello. No, questa me la tengo coperta, il richiamo del Possed. Tanto c'ho Fulmine Boltex. Male che va. Cattura
Splash. Quando il tuo avversario aveva che si sbandisci due pesci dal cimitero per prendere il controllo. Buona. Allora, squalo doppie pinne. Allora, carica anime non mi permette di effettuare la battle phase, ma... 2008, 2009... No, i numeri qui non possono aiutarmi. Ma di fulmine Voltex. Carica anime. Però, ora che ci penso... Io ho due pesci qui, no? Se ne avoco uno... No, ho un'idea. Ho un'idea. So cosa fare. Sì, evoco uno di questi due, non importa quale. No, voglio fare le cose con calma. Attivo poi il richiamo del posseduto. Così evoco Shocktopus e faccio l'evocazione Xyz. Almeno posso avere full attacco di 2800 senza preoccuparmi di stare a vedere di quale attacco c'ha l'avversario lì. È andata bene come giocata. Non mi aspettavo una mano così fruttuosa. 6 turni ben giocati. Draghetto squalo. Draghetto squalo vice non sarebbe male. Ma no, magari se riesco a tenermi draghetto qui è meglio. A parte ora non ho più mostri pesce al cimitero, quindi non posso neanche usare cattura splash volendo. Gioca in difesa. Bene. Squalo reale degli abissi, what? Una volta per turno, se questa carta sta per essere distrutta da un effetto che non la sceglie come bersaglio, essa non viene distrutta, quindi effetto casuale? Bah, io la evoco. Sarei tentato di attaccare, a meno che non ha un mostro. Guardalo! Guardalo! Come ti sbagli! Porca miseria, per sbaglio ho attivato l'effetto. Ma come cavolo? Ma se premo il tasto... una piccola consolazione. Una piccola consolazione. Sarebbe andato meglio se non l'avessi fatto perché ho scartato un materiale. Però, diciamo che è andata bene comunque. Preferivo non farlo. Metabosqualo? Scegli il tipo pesce dal cimitero. Mischia quei bersagli nel deck. No. Ma scegli fino a due? Puoi scegliere due mostri. No, quindi niente. Attacco quello in difesa perché tanto ho vinto. Perfetto. No, fermati. Attacco con loro due. 500 di danno totale. E finisce questa sfida. Boh. Boh, buona. Buona davvero. E cercando le ombre parte 2. Mizar, Kite, tu possiedi una carta occhi galattici, ma anche io ne ho una. Dimostreremo una volta per tutte chi è il vero padrone degli occhi galattici. Va bene Mizar, andiamo. Cazzatissimo Kite. Ok, ok. Devo solo capire come giocarmela. Ma distruttore fotonico è una carta che sinceramente non è malvagia e mi permetterebbe di evocare Cavaliere Galattico senza tributi. Ma no, perché poi non potrei attaccare con distruttore fotonico perché ha 2100 punti di attacco nonostante sia un livello 4. Bene, ovviamente, come fai a sbagliarti? Bravissimi, bravi tutti. Allora, rigioco ancora una volta il distruttore fotonico. Perché posso evocare quindi Cavaliere Galattico senza tributi. Oh, sì. E poi attivare Spedizione Galattica. Vediamo un po' che posso combinare in questa maniera. C'è Drago Fotonico. Io direi che Drago Fotonico è la scelta più saggia. Anche se in difesa. E poi attivo Spade Rivelatrici. Può sembrare stupido attivare Spade Rivelatrici. In realtà no.
perché in questo turno posso attaccare solo con questa carta qui, solo con Cavaliere Galattico, e questa non può attaccare. Inoltre questa qui ha 2500 punti d'attacco, mi fa fuori entrambe. Questa no, però ha la carta coperta. Se fa un'evocazione Xyz sono fregato, perché mi distrugge sicuramente il Drago Fotonico. Quindi devo stare attento a come se la gioca. La metto in difesa, bravo, ottima scelta. Tocca a me. Che facciamo in questo turno? Un bel niente, uomo carica, potrebbe. Facciamo passare in attacco Drago Fotonico. Tu che cosa fai? Cioè questa fa diventare l'attacco il doppio ma non può attaccare. Che cosa abbiamo qui di livello 4? Due mostri fotonici di livello 4. Io potrei fare una bella cosa in questo turno. Evocare questo tipetto qui e poi evocare specialmente Galaxion, signore feudatario stellare. Che bel nome, proprio pomposo, altisonante, feudatario stellare. Bel nome, ha un effetto interessante. In base al numero di carte Xyz che stacco come materiale, lui posso evocare o dal mio cimitero un drago fotonico, se ne stacco una, se ne stacco due, drago fotonico dal mio deck. Quindi avrei la possibilità di evocare, o meglio, avere due draghi fotonici in campo. Toh. Abbiamo in questo momento tre mostri di livello 8 e io potrei evocare specialmente Neo Drago Fotonico. Però sarebbe bello, però farei più danno con così, singoli. Allora io ci vado di prepotenza qui, anche contro questa, perfetto. Ragazzi, 6.000 danni, 6.000 di danno diretto, ma chi si racconta? Ho visto fare di peggio su Duel Master, roba di 45.000 danni, una cosa del genere. Uno che ha fuso 90 carte insieme e poi si è rotto il gioco, un disastro. Però... Oh, aspetta. Allora, se ora evocassi specialmente Neo Drago Fotonico, farei 2.000 punti danno. E quando questa carta viene evocata, usando Drago Fotonico Occhi Galattici, come uno dei materiali, gli effetti di tutte le altre carte scoperte attualmente sul terreno si annullano. Ho vinto! Ho fatto. Ciao. Misar. Cercando le ombre, parte 3 ed ultima parte, e quindi anche ultimo duello per oggi. Yuma. Ray, stai bene? Sto benissimo. Ray, che cosa non va? Nessun problema, Yuma, nessun problema. Vai, trasformazione bariana! Vector, quindi ti sei travestito da Ray? Che cosa ne hai fatto del vero Ray, Vector? Il vero Ray? Vuol dire che ancora non capisci! Sono Vector, ma sono anche il tuo piccolo amico Ray. Il Vector che hai duellato precedentemente era il mio clone! Per tutto questo tempo io, il vero Vector, ho preso la forma del tuo amicone Ray Shadows. Legend. Infatti mi sembrava strano che Vector... era in una maniera, poi Ray Shadows sull'altro, ma boh, non me la racconta giusta. Comunque c'è qualcosa di strano che ancora non mi convince. Il mio avversario inizia per secondo, ottima scelta amico mio, tanto primo o secondo, se devi vincere con le carte buone vinci. Oh, e bambino gagaga. Allora voglio provare a fare una cosa. Allora evoco ragazza gagaga. In attacco è uguale, in attacco in difesa. Per poter evocare specialmente bambino gagaga. Dato il suo effetto che può essere evocato se controlli un altro mostro gagaga. Si attiva quindi anche l'effetto che lo fa diventare dello stesso livello di ragazza gagaga, che è l'unica altra carta gagaga in campo. E si evoca numero 17 Drago Leviatano, sacrificando questi due che sono di livello 3. Ora il Drago Leviatano ha un effetto interessante. L'unico problema è che non posso attaccare nel turno in cui viene attivato l'effetto di bambino gagaga, ma a noi ce ne cala poco perché tanto non possiamo attaccare visto che questo è il primo turno. Potrei staccare un materiale? Lo faccio subito? Stacco la maga. Potrei rievocarla dopo. Non si sa mai. E finisco il turno. Stiamo a 2005 e stiamo sul nostro trono. Buono. Potrebbe non essere nulla di che. Goblinburg. Posso evocare Utopia. Quindi si evoca Goblinburg. Via.
Goblinburg di livello 4 si attiva l'effetto per il quale si evoca un altro Goblinburg. Eccolo qua. Ora, se tutto va bene, non mi frega Utopia, che è il mostro che voglio evocare. Ora, anche se Cowboy Gagaga mi solletica il palato, però no, vado con Utopia che mi sta più simpatico e mi torna secondo me anche più utile. Per il momento, poi magari un giorno evocherò Pistolero. Ora, non siamo messi proprio tanto male, eh? Due mostri da 2500 punti d'attacco. Ora io attacco. Ah, potrei evocare Raggio C però. Potrei evocare Raggio Utopia, però no. Io ora attacco. Bene. Siamo tranquilli. Sì, non l'attivo l'effetto. Stiamo tranquilli, calmi, va benissimo, non ci lamentiamo affatto. Ma io ora evoco bambino Gagaga, stacco un materiale da Drago Leviatano, ok, e diventa 3000. Vado in Battle Phase, attacco Orrore Umbral, ma non posso... Se questa carta non ha materiali non può attaccare direttamente il tuo avversario. Che deficiente! Scrivetemelo, sei un deficiente! Nei commenti sei un deficiente, vi prego scrivetemelo! Vi prego scrivetemelo che sono un deficiente, vi prego! Eccola là. Niente, che fai? Combattimento ripetuto. Ma te lo prendi in saccoccia. Te lo prendi in saccoccia comunque. 1100. Però scrivetemelo comunque che sono un deficiente. Io mi dimentico sempre poi della parte brutta dell'effetto che ogni mostro deve avere da dopo GX. Da 5Ds ogni mostro ha un effetto secondario brutto. Perché? Perché l'hanno scritto così. Ovvio. Visto che non posso attaccare direttamente, ti distruggo il mostro in difesa. Buono. Attacchiamo. Guarda, voglio proprio attaccarlo con tutto per fare anche la beffa. Oltre al danno. Insomma, tre duelli vinti tutti quanti lisci, senza problemi. Mi piace. I Bariani furono sconfitti, ma Sargasso incominciò a collassare su se stesso. Questo deserto sta collassando su se stesso. Mizar, dobbiamo andarcene. Vuoi essere bloccato in questo deserto per sempre? Pensi di aver vinto, ma ti sbagli di grosso. Che poi sembrava Dumon, un po', no? Con quei capelli. I Bariani scapparono, mentre Yuma e i suoi amici fuggirono da Sargasso e ritornarono sulla Terra. Beh, è giusto, no? Insomma, il prossimo capitolo sarà Vendetta Bariana, che vedremo nel prossimo episodio, però. Oggi, insomma, questi tre duelli sono andati bene. Non ho fatto parte dei duelli invertiti, neanche su 5Ds, e neanche su GX, se non vado male. Quelli magari poi li recupererò per un 100% per puro gusto personale. Ma per oggi il video termina qui. Io vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!